Siamo qui con Leonardo Franculli, numero 10 dei Jamaican Lions. Prima partita, primo gol, prima vittoria. Sì, sì, è stato tutto buono. L'unica cosa è che ci eravamo preparati diversamente per la partita. Poi, anche se c'era gente che non si era mai vista in campo e formazioni mai provate, né mai giocato a calciotto, perché l'anno scorso abbiamo giocato a calcetto e eravamo 7, solo quelli del Newton della classe. Siamo andati bene, insomma, siamo stati abbastanza cattivi per riuscire. Comunque era una squadra dei 96, c'erano quelli che facevano il quarto e vabbè, niente, abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto due bei gol, il primo è stato fatto da un portiere che si è improvvisato fantasista, ha fatto un gran gol. Il secondo l'ho fatto secondo io. Secondo bruttino, perché l'hai fatto te. Vabbè, ho tirato e niente, ho fatto. È andata gol. Bene. Sì. Cosa salvi e cosa invece è da rivedere di questa partita? Ma niente, salvo la cattiveria, perché anche se non è stata così determinante, perché c'è stata tanta qualità, è stata sufficiente, perché come ho detto prima non avevamo mai giocato insieme, quindi è stata buona. Invece è da rivedere gli schemi di gioco, i cambi. C'è stato un inconveniente, 5 minuti di recupero per dei cambi che non avevamo previsto. Io e altri avevamo previsto dei cambi che però con noi in campo non... Da rivedere assolutamente. Ultima domanda, obiettivi stagionali, personali e di squadra? Personali, arrivare in doppia cifra tu? Io spero di arrivare in doppia cifra, ma non è importante. Io potrei anche fermarmi qua con i gol e firmare per la vittoria della squadra della fine, va benissimo. Grazie mille, complimenti per la vittoria, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi.